sono della pista in gruppo in corpo regina. Senti, se c'è stato un incendio e si sono già quattro ragazzi bruciati. Quattro bruciati o carbonizzati? Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnerli senza vestiti, senza niente. No. È esploso qualcosa? Ma ha preso fuoco ad un impianto, qua c'è della carta. 10 anni da quella notte maledetta, fra il 5 e il 6 dicembre del 2007, quando 8 operai dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino furono investiti da un getto di olio bollente, impressione che prese fuoco. Uno morì subito, per altri 6 si arrivò fino a quasi un mese di lenta agonia. Uno solo sopravvissuto. Alcune delle vittime stavano lavorando da 12 ore, erano cioè in straordinario già da 4 ore, e le testimonianze di altri operai hanno sempre puntato il dito contro i sistemi di sicurezza, estintori scarichi, idranti inefficienti, anche per le 8 squadre di vigili del fuoco poi intervenute. Oggi, a 10 anni dalla tragedia, il presidente Sergio Mattarella scrive in una nota che è un diritto del lavoratore e un dovere della società che siano rispettate le norme di sicurezza. Mattarella scrive uno a uno i loro nomi e aggiunge: è giusto ricordare i loro nomi perché è una ferita che non può rimarginarsi, accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro. In questi anni sono stati fatti passi avanti sulla prevenzione degli incidenti, ma resta ancora molto da fare per considerare la sicurezza un volano allo sviluppo. Sul fronte giudiziario, dopo 10 anni, la vicenda è conclusa, eppure resta aperto l'ultimo atto, l'incarcerazione dei colpevoli. Nel 2008 i familiari delle vittime accettano un accordo in merito al risarcimento, nel 2011 la sentenza di primo grado per omicidio volontario, con pene a partire da 16 anni per i dirigenti tedeschi. Passano altri 2 anni, arriva l'appello, l'accusa di omicidio viene ridotta da volontario a colposo, quindi anche gli anni di carcere vengono dimezzati. Dal 2014 un rimpallo fra Cassazione e Appello trova l'ultima parola nel 2016, condanne definitive. I manager italiani entrano in carcere, ma i 2 dirigenti tedeschi, stando a quanto chiarito poche settimane fa dal Fatto Quotidiano, sono ancora in libertà in attesa che la Germania attui la sentenza italiana.